questo è Daughter dei Pearl Jam, da Versus, disco strepitoso, uscito il 19 ottobre del 1993 per Epic Records. Sono le 10:44 minuti e 40 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno. E allora, insomma, ve l'ho accennato prima della pausa, adesso è tempo di interviste ad almeno due pagine al giorno, e sotto lo sguardo amorevole di Woody Allen voglio dare il benvenuto all'illustratore e fumettista Stefano Frassetto, in collegamento con noi. Ciao Stefano, buongiorno, benvenuto ad almeno due pagine al giorno. Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito per parlare, insomma, anzi, innanzitutto un buon ritorno questo per te ad almeno due pagine al giorno, però nella versione quotidiana, perché vogliamo partire dal racconto di una iniziativa che ti vede protagonista, in realtà, che è una mostra, diciamo, che si sta tenendo in realtà in Romania, correggimi se sbaglio, rispetto ad un omaggio, si legge, ai grandi scrittori del mondo, un progetto culturale avviato dall'artista grafico Nicolae Ionita, portato avanti sotto gli auspici dell'Unione dei giornalisti professionisti della Romania. 200 disegnatori hanno mostrato e proposto le loro opere, che sono state circa 3.000. Intanto, come mai, Steve, sei finito addirittura in Romania, a Ploiesti, tra l'altro in un posto che ho fatto fatica anche a trovare sulla carta geografica, con i tuoi ritratti e le tue, insomma, caricature, chiamiamole come vogliamo, Steve? Beh, questo conferma che Nemo profeta in patria, ma no, a parte gli scherzi, no, sono stato contattato già, credo, questa primavera, perché l'organizzazione è stata molto elaborata. Dovete sapere che in realtà quello degli autori di ritratti, insomma, di ritrattisti, disegnatori, è veramente un mondo vastissimo. Io, quando ho iniziato tanti anni fa, cioè più di 20 anni fa, con internet agli albori, lo ignoravo questo, certo. Pensavo fossimo pochi. In realtà con internet scopro che veramente il mondo è pieno di ritrattisti, tra l'altro alcuni di qualità stratosferica, cioè se andiamo in zone tipo la Cina, l'Iran, abbiamo degli artisti veramente di livello eccesso. E quindi è stata lanciata questa cosa, sono stato contattato anch'io insieme a tanti altri e volentieri ho mandato i miei ritratti. Tra l'altro ci tengo a dire una cosa, non, insomma, per i nostri spettatori, ma anche ascoltatori, insomma, soprattutto per chi ci guarda sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure sul sito su rbe.it. Insomma, non che Stefano Frassetto sia particolarmente timido, ma in realtà tiene questo sguardo basso perché sta facendo qualcosa che probabilmente forse ci mostrerà alla fine di questa intervista. Adesso non lo sappiamo, perché insomma c'è un po' di mistero intorno a questo, niente di che, ovviamente, no? Però sì, per tornare a questo omaggio ai grandi scrittori del mondo, vedo la lista davvero densissima di paesi di provenienza dei tuoi colleghi, Steve: Arabia Saudita, Croazia, Repubblica Ceca, Bosnia Erzegovina, Malesia, Myanmar, Sri Lanka, insomma davvero tantissimi artisti che, insomma, stanno mettendo in mostra i loro lavori in biblioteche pubbliche, provinciali e comunali, case, centri culturali, pubblicazioni, scuole secondarie, scuole superiori, insomma un progetto davvero molto 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 articolato, no? Come, che cosa hai proposto tu, diciamo, a questo progetto, che tra l'altro poi ne siamo felici per te, è stato poi selezionato, Steve? Sì, allora, io ho proposto dei ritratti che erano per lo più quelli fatti per le TAMP in questi anni, che è questo quotidiano di Ginevra, certo. Adesso a memoria, no, in realtà mi hanno mandato le foto, ci sono tanti ritratti, insomma, ti tieni conto che in questi anni ho perso un po' il conto, perché ne ho fatti più di un migliaio per i giornali, ma diciamo ho mandato quelli che mi piacevano di più, sostanzialmente, quelli che erano più impatto, più degli autori rumeni, perché certo. Poi loro chiedevano, se è possibile, non era tassativo, però se è possibile, di rappresentare anche un paio di
gli autori rumeni. Allora sicuramente ho fatto Mircea Eliade e poi Eminescu, che sono dovuto andare un po' anche a onestamente, a parte Mircea Eliade, gli altri non li conoscevo, quindi ho dovuto anche fare un ripassino di letteratura rumena. Perché non fa mai male, diciamo, no? No, assolutamente. Poi in realtà ho scoperto anche scrittori con vite e biografie interessantissime. E quindi ho mandato anche Eminescu e poi un altro scrittore, del quale francamente al momento non ricordo il nome. Comunque, in ogni caso, Ma. mercoledì scorso, il 15 novembre, leggo nelle note, insomma, del progetto, sia sulla pagina Facebook ma anche sul sito, ha avuto luogo, diciamo, questo, il completamento di un percorso, leggo, di un progetto culturale che è appunto internazionale, omaggio ai grandi scrittori del mondo. E le tue opere, che il traduttore italiano, diciamo, il traduttore italiano ti definisce come pittore italiano, Stefano Frassetto, insomma, Credo che abbiano quanto Google Translate. vada ancora giustamente, diciamo, migliorata anche diciamo, la qualità di Google Translate, a Ploiesti, nella rotonda della Biblioteca Provinciale Nicolae Iorga. Insomma, questo è un progetto che ti tiene, diciamo, agganciato anche alla realtà internazionale. Però, insomma, tu citavi poco fa i ritratti che hai realizzato e che realizzi da tempo anche per Le Temps, in Svizzera, insomma, che sono i più diversi. In realtà, ci racconti in poche battute come nasce questa collaborazione e se hai anche, diciamo, da farci vedere qualcuno Sì, dei ritratti che hai realizzato. volentieri, guarda, casualmente qua, no, nasce perché loro avevano bisogno di ritrattini piccoli per gli editorialisti dei Certo. vari pezzi, che sono poi praticamente, adesso vediamo se funziona in diretta tutto ciò, sono quelli che faccio da più di 20 anni per Liberation, che sono questi qua, cioè praticamente dove c'è l'editoriale, Certo. vedi? C'è il ritrattino che è utilizzato anche abbastanza in Italia, ma soprattutto da Libera. E quindi ho iniziato a farli anche per loro. Poi, dopodiché, mi hanno proposto di fare una rubrica che avevano nell'edizione del Weekend, l'età Weekend, a tutta pagina. E quindi sono passato dai ritrattini a dei ritratti abnormi di questo tipo, di questo formato qua. Questo qua era come dire, un crossover tra Kafka e Charlie Chaplin Certo. per un articolo. Cioè, mi dicevi anche fuori onda che hai disegnato anche il più grande scarafaggio mai finito sulla carta Sì, stampata, no? credo di sì, perché esatto, sempre Kafka. Adesso combinazione ci troviamo 2 volte di fronte a Kafka. Ma che va Adesso sempre poi. bene, insomma, Kafka non è mai celebrato abbastanza, insomma, dal mio punto Sì, di vista. poi Kafka diciamo che non è neanche complicato da realizzare. Eccolo Come qui. vedi, appunto, citando questo scarafaggio, occupa praticamente, vabbè, la pagina intera è così, scusate, Certo. la pagina intera è così. Lo scarafaggio occupa una dimensione enorme della pagina. E poi, per esempio, altri tipo Art Spiegelman, che è l'autore di Maus, quindi qua mi faceva anche piacere in quanto fumettista, anch'io, ovviamente non a questi livelli, ma. Senti, abbiamo pochissimi minuti, ma tu ci racconti, Steve, in realtà, come mi raccontavi anche un po' fuori onda, diciamo, qual è la genesi, se vogliamo, no, di un ritratto, diciamo, come nasce, diciamo, come scatta la scintilla, come mai decidi di fare, diciamo, di disegnare Kafka, al di là delle richieste, insomma, rispetto a qualcun altro, insomma. Sì, ma solitamente allora nel caso dei giornali, appunto, quando esce, quando c'era questa rubrica o quando c'è qualche articolo particolare, mi ha richiesto il ritratto con un minimo di ambientazione, se no tanto varrebbe mettere la fotografia. Certo. E solitamente vado a cercare su internet le fotografie, cerco quella che più mi piace, possibilmente o frontale o di tre quarti, con la bocca chiusa perché detesto disegnare, ma questo quasi tutti i ritrattisti detestano disegnare Vediamo anche il tuo bellissimo le Woody Allen con la bocca chiusa, insomma. Però, insomma, persone. Sì. ti interrompo perché, insomma, siccome il tempo sfugge, però tu vuoi raccontarci qualcosa intorno ad un ritratto legato a Berlusconi, no? Che Sì, avevi questo ho fatto per fatto, la diciamo, stampa. e lui, diciamo, che non riusciva mai a tenere la bocca chiusa, l'hai comunque disegnato a bocca chiusa, no? Allora, questo l'ho fatto un po' di anni fa per la stampa, eravamo in pieno governo Berlusconi. Diciamo, l'aneddoto è questo, che lo racconto facendo vedere il bozzetto a matita. Certo.
con la bocca chiusa. La bocca chiusa, no, però notate la capigliatura. Certo, no? Certo. Okay, quindi io lo feci così. E poi quando mandai il disegno mi dissero se cortesemente potevo aggiungergli un po' di capelli. Addirittura. Per cui il risultato finale fu questo. Come vedete c'è stato un rinfoltimento tricologico. Tricologicamente notevole, devo dire. Esatto. E quindi questo era un aneddoto buffo perché non mi era mai capitato una richiesta. No, qualche volta magari qualche ritratto di giornalista che mi diceva magari il naso me lo fai leggermente più piccolo. Oppure, però mi viene anche da aggiungere forse stato, che ne so, il giornale, no, o La Verità, insomma, a farti questa richiesta, no, c'era un giornale, diciamo, sì, ma non amico di Berlusconi, insomma. Nei suoi confronti. Comunque, Steve, a cosa stai lavorando in questo periodo? Se insomma se è lecito chiedere questa cosa in chiusura, e se che cosa hai sotto lì, sotto il naso, sulla tua scrivania, insomma. Allora, in questo preciso istante stavo lavorando a, no, stavo facendo, che ho iniziato prima. Ah. Che meraviglia! Poi vorrei, insomma, riceverlo, però, questa caricatura. Sì, tieni conto che il problema è che, visto in webcam, non è un granché, perché mi fai molto giovane, sembro un ragazzino, però insomma in realtà sembro un ragazzino. Beh, ti ringrazio. Sì, no, insomma, dai. No, in realtà ti dico, poi a matita di solito, appunto, passo dai bozzetti a matita, passo poi al disegno, certo, vettoriale, al disegno digitale, diciamo, cioè faccio la scansione e poi ripasso, certo, il digitale. Quindi i disegni tipo questo, che vedi, che ne so, questa era una copertina di Tutto Libri con Pavese, certo, questo qua poi era, ovviamente il bozzetto era matita, però parto sempre la matita, però poi il cosiddetto esecutivo è sempre digitale, quindi per cui il tuo magari adesso valuto se ripassarlo in digitale e poi dartelo via me. Ti ringrazio molto, è un bellissimo pensiero, non me l'aspettavo in realtà, e questo è una bella, è veramente altro che la diretta riserva anche grandi sorprese, e insomma con Stefano Frassetto le sorprese sono sempre molto piacevoli. Io, Steve, ti ringrazio, siamo in coda a questa breve conversazione, ma intanto grazie per averci dedicato il tuo tempo, buon lavoro, grazie ancora per essere stato ad almeno 2 pagine al giorno. Ok, grazie, sempre un piacere, alla prossima. Ciao Steve, allora buona giornata. Intanto noi siamo al prossimo passaggio musicale, siamo a Keep a Window Open dei Kenny Upla.